Ciao ragazzi, guardate qui cosa ho. La long car di Arkizon, guardate che bestia. Cioè è enorme, lunghissima. C'è pure Tasmania, guardate che figata. Ok, nella parte posteriore due ruote da skateboard elettrico. Sì, sono costate un po' tanto. Poco meno di 60 euro, quindi entrambe le ruote siamo intorno ai 120. Ok. Ho dovuto utilizzare pure due prolunghette per portare il servo, comando dello sterzo, nella scatola con la ricevente, batterie e le ESC. Ok. Adesso avvicino la telecamera e vi mostro il contenuto della scatola dei misteri. Scopriamo. Ok, guardiamo il contenuto. Prima cosa, ho dovuto costruire una Ypsilon per la batteria, perché sto utilizzando una sola batteria da 14 volt a 2200 mAh. Per alimentare le due ESC ho dovuto utilizzare questa Ypsilon. Non è proprio una Ypsilon perché è venuta una schifezza, però funziona. Ok? Poi sto utilizzando qui una vera Ypsilon perché devo utilizzare due ESC contemporaneamente. Ho staccato il positivo di una delle due per evitare che ci fosse un ritorno di corrente che potesse danneggiare la ricevente. Ok, sì, la ricevente. Ok, questa è la prima ESC e questa è la seconda ESC. L'unica cosa che dovete stare attenti quando connettete i motori: allora, il motore di destra o di sinistra deve avere i fili corrispondenti. L'altro deve avere almeno una coppia capovolta, perché siccome i motori sono speculari, se uno gira in senso orario, l'altro gira in senso antiorario, quindi dobbiamo fare qualche piccolo test per capire qual è la rotazione dei motori. Oppure fate come ho fatto io, attaccati i fili, ho visto come andava. Qualora dovessero andare al contrario, cioè non dovessero ruotare in avanti, basta invertire una coppia, quindi un filo rimane fisso e l'altro viene capovolto. Lasciate stare i colori. I colori sono solo importanti quando dovete collegare su un filo lungo per capire quali sono le corrispondenze. Però tanto, se dovesse collegare i fili in maniera scorretta, una cosa che può accadere è che gira nel senso sbagliato. Si ricambia una coppia e si riaggiusta tutto. Ok? Quindi questa è la prolunga che viene dal servo. Le due ESC collegate ai due motori, vedete, due ESC con due motori, la Ypsilon della batteria, la Ypsilon delle ESC che devono andare sullo stesso canale perché vanno assieme. Ok, Ypsilon per le batterie, Ypsilon per le ESC e ricevente e batteria. Volevo prendere un'altra batteria da 14 volt, ma tanto è soltanto a livello dimostrativo, perché poi questi motori dovranno far parte di una Archibike.